Allora, iniziamo il nostro viaggio nella politica di Chieti. Siamo in prossimità del voto e dunque è bene capire meglio quali sono i programmi, i progetti per la città. C'è il candidato a sindaco Bruno Diorio con noi questa sera ad inaugurare il ciclo di trasmissioni e noi andiamo a vedere insieme la scheda del candidato realizzata da Giuseppe Dintino. Bruno Diorio nasce a Chieti il 3 agosto 1960, laureato in medicina e chirurgia all'Università d'Annunzio di Chieti. Dal 1987 svolge la professione di medico di base nel cuore della sua città. Padre di famiglia, fin da giovane Diorio coltiva la passione per lo sport, che non abbandona nemmeno col passare degli anni. Tifoso sfegatato del Chieti Calcio, ne è stato anche presidente onorario. La passione per lo sport è seconda solo a quella per i cani. Diorio infatti ne alleva diversi di grossa taglia. A giugno Bruno Diorio ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco di Chieti e sostenuto dalle liste civiche Diorio Sindaco e Azione Democratica e da Chieti Viva e Forza Chieti, ovvero le declinazioni territoriali rispettivamente di Italia Viva e Forza Italia. Mi hanno chiamato questi personaggi che hanno accettato di parlare soltanto di Chieti, a prescindere da quelli che sono gli interessi nazionali politici. E quindi io mi sono prestato. Quella di Diorio è per sua stessa ammissione una candidatura destabilizzante. La sua discesa in campo infatti ha provocato un vero e proprio terremoto politico. Il candidato non ha mai fatto politica né avuto tessere di partito, eppure si è guadagnato la fiducia dei renziani, appena scorporati dal PD, e quella dei forzisti teatini, capeggiati dall'assessore regionale Mauro Febbo, che per queste amministrative hanno deciso di ribellarsi al proprio partito e alla coalizione di centrodestra, tanto che i leghisti chiedono con insistenza a Marsilio la testa di Febbo, politicamente parlando, si intende. Mauro Febbo ha lasciato, si è autosospeso dal suo partito e si gioca la faccia, si gioca il suo futuro, la sua carriera, ma lo devo soltanto apprezzare e credo che mi dia forza nei confronti della città. Bruno Diorio è di certo uno che non le manda dire, autoproclamatosi alfiere della teatinità, intende essere il medico che curerà Chieti, capoluogo che ormai versa, per suo dire, in uno stato comatoso. Faccio il medico e quando uno sta in rianimazione è molto difficile farlo ripartire. Qua tutto si può fare, perché è una città morta, quindi si può ripartire dal rene, dal polmone, dal cuore che non funzionano. Allora, il nostro Giuseppe ha scovato, insomma, anche delle piccole chicche nelle sue interviste precedenti per No, questa scheda. complimenti davvero perché mi è piaciuta tanto. Veramente bravi siete stati nel comporla e nell'individuare, per me mi rappresento. Io sono una persona sincera. Quello che avete fatto rappresenta veramente la mia persona. Gireremo i complimenti al collega Giuseppe Complimenti. Dintino. Iniziamo il primo giro di domande, partiamo da Alfredo D'Alessandro. Io vorrei chiedere al dottor Diorio, innanzitutto, cosa lo ha spinto, quando è scattata la molla per la candidatura, cioè cosa induce una persona come lei, un medico con tanti anni di professione sulle spalle, specialista con una bella famiglia, diciamo con tanti interessi anche al di fuori della professione, a decidere, come si dice nel gergo della politica attuale, di scendere in campo. Guardi, una domanda a cui stento a rispondere ancora oggi io, perché ogni sera mi chiedo perché l'ho fatto, perché mi devo comunque rovinare la qualità della vita, perché come ha detto lei, io ho la mia professione, la mia famiglia e forse era arrivata l'età in cui si poteva raccogliere quanto seminato in prima persona, sotto l'aspetto lavorativo, affettivo, civile, civico, a Chieti, perché comunque faccio il medico di famiglia, quindi sono attaccato ai miei pazienti che sono cresciuti negli anni, ci siamo fatti vecchi insieme, non sono l'ospedaliero che può lavorare ovunque. Io ho lavorato in questa città, in questo territorio, ho fatto la guardia medica qui. E quindi mi rendo conto che è tanto, è un sacrificio, per me è realmente un sacrificio. Anche perché chi mi dice questo Diore vuole fare il sindaco, che deve fare il sindaco? No, per me, io lo dico. Adesso sì, mi sento molto responsabilizzato perché una coalizione di gente forte, di gente politica, di mestiere, e quindi mi sento coinvolto e non posso più prenderla per gioco. Però devo dire che la mia professione già mi ha gratificato come persona, quindi non cerco piedistalli. E quello che mi ha spinto è perché negli anni ho
questa città è sotto gli occhi di tutti, ce lo diciamo tutti, ce lo diciamo anche quelli che l'hanno portata al degrado ufficiale, quelli che l'hanno degradata, che sono gli amministratori uscenti che bivaccano lì da anni, sono gli stessi che dicono una città degradata e la vogliono far ripartire. Ma è come se io dicessi, faccio il medico, ho zero pazienti, l'anno prossimo cambio ambulatorio, me ne vado in un'altra zona di Chieti e provo a ripartire. Quello sei tu come medico. Se dopo tanti anni hai zero pazienti, hai zero credibilità sul territorio per quanto riguarda la tutela della salute del paziente. Io dopo un mese di attività avevo 1500 pazienti, il massimale che si può avere come medico. E da 30 anni ho 1500 pazienti. Quindi li ringrazio e molti di questi pazienti sono anche avversari politici in questa competizione attuale, che Chieti è piccola, quindi ho tanti dislocati nelle varie liste. Però io sono una persona sincera, come avete più o meno potuto apprezzare, molto attaccata alla natura, alle cose semplici, alla vita all'aperto, però ho un orgoglio pazzesco, mi sento... La teatinità, non sono l'esperto della teatinità dei beni culturali di Chieti, non faccio l'aristocratico. Io per teatinità intendo il senso di appartenenza al mio territorio, quindi non confondiamo, perché anche lì ci sono esperti di valori della teatinità molto meglio di me, devo citarne qualcuno, non le voglio manco citare per non offendere altri. Io sono un teatino autentico come persona amante della propria città e del nostro territorio. Questa è la motivazione. Dottor D'Alessandro. Ma c'è anche una persona, diciamo, c'è qualcuno che ha avuto... Sicuramente, perché è chiaro che io non mi posso proporre, io non sono quello che si è allestito un movimento civico e ho sentito, se ne sente in città, non mi sono autoproposto, non mi sono fatto un corteo, un codazzo reale, come ho sentito dire a qualcun altro che mi ha lasciato allibito, non ho una storia di candidatura come ho sentito al Centro Levante da un altro candidato sindaco che mi ha fatto letteralmente rabbrividire. La costruzione di una candidatura, il cambio di casacchine, a me questi sono discorsi che non esistono. E io non sono nemmeno il panchinaro alla riserva. Io sono quello che è stato tirato per i capelli, ce l'ho ancora anche se bianchi, per fare un percorso civico da amici, non da politici, da amici miei coetanei, che hanno figli come me, che vivono nati a Chieti ma che non vivono più a Chieti e che la loro unica ambizione è quella di vedersi realizzati sfruttando la professionalità che hanno acquisito con gli studi, perché a una certa età, a 23 anni, 24 anni, si studia o si lavora, non si può andare a fare la propaganda elettorale. Questo è il mio modo di pensare, quello che mi ha insegnato mio padre, a 23 anni studia, lavora, non che già sei predisposto ad amministrare. A buon intenditore. Quindi questa motivazione forte della teatinità, supportata da amici d'infanzia, che adesso hanno capito che è il momento di smuoversi. E questi amici, essendo imprenditori, avevano i loro canali politici, interlocutori politici, perché nessun imprenditore vive solo. Tutti gli imprenditori sono figli di qualcuno, che lo chiariamo questo aspetto. Quindi la vera novità assoluta in queste elezioni sono proprio io, che faccio il medico di famiglia, zero referenti. Questi politici mi hanno contattato, sono rimasti meravigliati che io avessi questa intenzione di partecipare a una competizione elettorale. Quindi l'orgoglio personale, la sollecitazione di amici, l'aver visto personaggi politici di livello che io votavo, consideravo, ascoltavo nelle tribune elettorali come quella di questa sera, mi hanno fatto capire che forse era un momento unico nella storia non di Chieti, del contesto nazionale, perché quello che sta succedendo a Chieti per una congiuntura strana di fattori è un qualcosa di mai successo. Il dialogare un Mauro Febbo con Alessandro Marzoli, Francesco Ricci, io non me la sarei mai immaginato. Persone civili, ci siamo seduti attorno a un tavolo, abbiamo capito che l'unica possibilità per bloccare un fenomeno all'orizzonte che era il continuo del vecchio, era questa coalizione civica. L'importante era trovare un personaggio credibile nella città. Mi hanno spinto, mi hanno inorgoglito, mi hanno onorato e non potevo più dir no. A quel momento non potevo più dir no. Questa è la motivazione unica che lei giustamente mi chiede, ma è quello che mi chiedono tutti per strada. Il tema della teatinità non sarebbe così, diciamo, vivo, pulsante, se in ballo non ci fosse un altro candidato che non è di Chieti, o sbaglio?
Sì, allora, se devo parlare da cittadino, per come sono fatto io, tanto senza fare lunghi giri, no? Il candidato a capo di questa corazzata che si presenta è Di Tollo, con tutto il rispetto per Tollo, io ho fatto la guardia medica a Filetto, a Guardia Grele, a Tollo. Parliamo di Fabrizio Di Stefano. Parliamo di Fabrizio Di Stefano, sì, perché io non conosco, quindi non è il mio competitor, come dice l'altro collega Diego. No, no, per me è un avversario, perché lui è venuto dalla sua terra a voler imporre, perché è stata imposta la sua candidatura, non è che sia avuto, lui non si è proposto, hanno fatto una base elettorale nelle primarie, come si suol fare nei vari ambiti politici. Io non so, io vorrei chiedergli a lui, questa tua candidatura da dove nasce? È possibile che in questo contesto che lei ha organizzato di tutti i personaggi chietini di alto livello, perché sono amministratori che hanno fatto gli assessori fino a ieri, non ce n'era uno di Chieti valido? È un'offesa anche per il tessuto politico di quell'area del chietino. E lui è arrivato e comanda. Io, per come sono io, vado a Tollo, non mi presento a Tollo a dire cari concittadini di Tollo, votate me, sono di Chieti, mi vergogno, io non me la sento per come sono fatto. Evidentemente se sono un animale politico invece vado a Tollo e dico cari amici di Tollo, questo sono, o mi prendete così perché l'orientamento politico nazionale è questo, vengo io e dovete dire signor sì, è quello che hanno fatto i cittadini di Chieti di quella coalizione. Quindi per me lui è un avversario ideologico, perché non mi rappresenta la Lega questo signore, per me non è la Lega, la Lega io la vedo in Bossi, che era quello che mandava i medici di guardia medica su al nord, li chiamava terroni e li rispediva giù, gli faceva fare turni massacranti perché erano del meridione e noi andavamo noi medici a lavorare su perché non c'era posto. E i turni più massacranti facevamo noi di medici di base o guardie mediche, ce ne siamo scordati. Se c'è qualche guardia medica che ha lavorato al nord e vota Lega, si deve vergognare per il passato, per quello che ha passato, perché non dimentichiamoci cos'era la Lega. Adesso si è un po' camuffata, se voglio parlare di politica. La Lega era quella che prendeva i medici perché aveva bisogno di lavoro medico, di qualità medica, di professionalità medica, ma li trattava con turni massacranti al nord e li rispediva giù. E io nella mia lista, nome e cognome, dottor Guido Caramanico, è la testimonianza vivente di quello che sto dicendo. Andate a chiedere a lui, lui medico che adesso è tornato, lavora a Roma, grande personalità, i turni massacranti che ha fatto al nord, soltanto perché era abruzzese di Chieti. Quindi il competitor, io per come sono fatto, non sono un animale politico, a Tollo, a Bucchianico, a Filetto non vado a impormi come sindaco. Lui è stato sicuramente portato, lo ha detto anche Salvini, è il meglio che ho, ma io se fossi un assessore uscente mi sentirei un po' d'orticare addosso. Quindi questo è il mio competitor, il competitor di un chietino come me, di un teatino come me è lui. Stanislao. Sì, buonasera. Dottor Diorio, il suo avversario ideologico, così come lo ha appena definito, il dottor Fabrizio Di Stefano l'ha definita panchinaro e civista dell'ultima ora. Che cosa risponde? Sì. Come risponde? Purtroppo, per fortuna, me l'hanno raccontato e poi è stata mandata anche sui social, per cui l'ho sentita anch'io. Ma devo dire che prima di questa definizione sulla mia persona ne avevo sentito un'altra su un'altra persona che veramente era capricciante. Se io fossi stato in quell'altra persona avrei risposto e non ho avuto una... Io la ringrazio perché mi dà l'opportunità di fare una risposta ufficiale a quella dichiarazione. Non so se l'altro candidato ha avuto la possibilità di rispondere, il trabocco, la cena pagata, il cambio di casacca, veramente vomitevole, vomitevole. Io invece posso dire che da sportivo, perché lui è uno sportivo, sappia che è un panchinaro e l'hanno chiamato come riserva, è vero. Allora, intanto io proprio perché sono sportivo, la rispondo in maniera sportiva. Se sono uno sportivo so le regole del gioco, le sapete anche voi. Si vince non in 11, oggi il calcio 95 minuti, 100 minuti, se non hai la panchina forte non vinci, quindi la panchina tante volte ti fa vincere. Anzi, qualche allenatore in gamba mette il giocatore più forte a tutelarlo, perché poi in una partita quando si fa male, si mette male, entra il panchinaro. Però io proprio perché ho fatto calcio, e vi ringrazio del servizio, perché oggi va di moda essere tifosi del Chieti, li avete visto, stavo con Enrico Chiesa in quell'intervista, giocatore nazionale, nato cresciuto a Chieti calcisticamente,
Ecco, quindi io sono, ho un retroterra calcistico pazzesco. Le posso dire che molti panchinari hanno fatto panchina perché le posso rispondere così, perché il giocatore titolare, il papà pagava la presenza in campo. Quindi mettiamola così, insomma, magari ci sono tanti motivi per stare in panchina. E come c'è vista dell'ultima ora? Come c'è vista dell'ultima ora l'ho spiegata dal dottor Alessandro. Io poi non ero manco panchinaro perché non facevo parte della rosa nemmeno. Io ero proprio totalmente fuori. Maurizio Marformichetti, sì, che poi è andato via, non so perché. Io sono stato chiamato dopo e non sapevo nemmeno le dinamiche, perché quando su un'altra emittente televisiva vedevo i candidati sindaci, c'erano tante altre facce. E io ero uno di quelli che aveva messo la scheda, scegli il sindaco, avevo votato anch'io, quindi non ci pensavo proprio. Qui non arrivo dalla panchina, io arrivo dal mercato di rinforzo autunnale. Quando la squadra era debole, forse hanno trovato il giocatore, ci hanno speso di più per vincere il campionato. Mettiamola sullo sportivo. Alfredo. Io vorrei chiedere, insomma, si parla tanto di cultura, di un rilancio di questa città prevalentemente legato alla cultura, ma insomma appare di tutta evidenza, almeno questa è una mia valutazione, che non si possano creare certamente troppe occasioni di lavoro intorno alla cultura. Ecco, cultura a parte, quindi assodato che la città è dotata di un patrimonio storico, appunto culturale e artistico, il candidato sindaco di Iorio, se diventasse sindaco, da dove ripartirebbe per creare occasioni di lavoro? Anche questa è una bella domanda, come tutte peraltro. Il discorso è molto semplice. Parlare di cultura mi sembra addirittura banale e superfluo. Guardi dove stiamo. Come facciamo a non parlare di cultura a Chieti? Quando eravamo ragazzi, no, io forse credo di essere più anziano di tutti noi qui dentro, però comunque ce lo ricordiamo il patrimonio, era una meta Chieti di approvvigionamento culturale di tutto l'entroterra. Al liceo classico, Gibilico, al Filippo Masci venivano a studiarci da Pescara, quando Pescara non era addirittura nemmeno provincia, Chieti, i nostri licei già insistevano sul territorio, quindi molti centenari di oggi, mio padre ne ha 90, molti amici di mio padre non erano nemmeno nati a Pescara perché non esisteva la provincia addirittura, quindi si veniva qui. Vogliamo parlare di cultura? Io penso sia superfluo. Non giochiamocelo più, anche perché poi sento, questa è una cultura a Chieti gestita da pochi al servizio di pochi. Per me la cultura deve essere un servizio per tutti, perché se si cresce culturalmente tutti, la società cresce, ne beneficia tutta la città. Invece questa città è stata strutturata affinché la cultura fosse a beneficio di un monopolio di personaggi. E le periferie sono degradate perché non arriva nemmeno la scuola in periferia. Come facciamo a parlare di rilancio culturale se le nostre periferie non hanno più nemmeno le scuole periferiche, non hanno gli scuolabus? Quindi per me il discorso cultura lo do per scontato, ma bisogna dialogare ente comune con gli altri enti istituzionali, la sovrintendenza delle belle arti, l'università. Qui non c'è dialogo perché non c'è cultura di base. Ci vantiamo del teatro marruccino, ma se non lo utilizziamo soltanto con le chiavi di casa, come se fosse casa nostra, per far entrare il personaggio di turno, quella non è cultura, è spot che poi la gente capisce e ti rifà faccia. Io partirei invece, perché l'ho sentito con le mie orecchie, faccio un medico generale, ripeto, quindi entro nelle case, entro nelle famiglie, col Covid adesso ci siamo un po' limitati, ma io ho visto i ragazzi crescere da 14 anni che arrivano dal pediatra, e ci facciamo vecchi. Il primo problema è il lavoro, è la carenza di lavoro. A Chieti non c'è più possibilità di lavoro. E come ho detto più volte, aprire il ristorante, la paninoteca, non ti dà lavoro, non ti dà crescita culturale, non cambia la città. Apri qualcosa dove svagarsi, mangiare, ma la cultura è zero. Allora si riparte dalla cultura di base che è figlia di un lavoro, di un'economia, perché se io non lavoro non posso acculturarmi. Il mio primo obiettivo, l'obiettivo della nostra coalizione, è il lavoro. Dove può insistere il lavoro in una città come la nostra? Qui su non ancora. Il patrimonio è l'area industriale. Noi dobbiamo battere sull'area industriale che è dislocata nell'area ex Burgo, cartiera, dove abbiamo fatto i servizi di inaugurazione della nostra lista. Se noi riusciamo a capire che quell'area deve essere riconvertita in un polo infrastrutturale di tecnologia digitale, come dicono tutti, non sarà mai appetibile da parte di aziende. Qualcuno mi dice che ci vorrebbero dei progettisti che progettano un polo infrastrutturale tecnologico, ma le aziende che si affacciano già, perché poi quando sento parlare del sindaco già arrivano,
Che intenzioni ha in quell'area? Sono pronte loro stesse a finanziare i progettisti per individuare delle attività lavorative innovative? Quindi per me è fondamentale il recupero di quell'area. Da lì noi abbiamo calcolato che 1000 posti di lavoro potrebbero fiorire nel giro di 2-3 anni, e col fiorire del posto di lavoro e di un'economia che riparte, probabilmente si può iniziare a parlare di tutta la città. Quindi prima l'economia e il lavoro, che poi non riguarda soltanto gli abitanti di Chiriscalo, ma tutta la comunità teatina. Per cui se si inizia a rivedere un posto di lavoro, una sicurezza, che comporta? Che la famiglia resta qui, hanno una sicurezza economica e non si esce più, perché non avendo nemmeno troppi servizi paghiamo troppo. E il cittadino di Chieti non resta qui, va a Villanova, Cepagatti, e se ne va via. Ci depauperiamo anche sotto l'aspetto demografico. Stanislao, la prossima domanda. Dottor Bruno Diorio, lei è un medico di medicina generale, quindi persona attenta alla materia. Parliamo di sanità. Chietiscalo ha un grosso problema, già capito quale? Sì, anche questo. La ringrazio, è una domanda molto pertinente, perché io a Chietiscalo ho vissuto per una piccola fase della mia vita, ma qualche anno l'ho vissuto, oltre che avendo nonni a Chietiscalo, quindi li frequentavo domenicalmente, perché quando c'erano le famiglie di una volta si andava a pranzo dal nonno, e quindi Chietiscalo la conosco. Peraltro ho fatto la guardia medica nel distretto sanitario di base a cui lei sottintendeva. C'era un distretto sanitario di base? Sì. Comunque c'era, ma era fatiscente già da allora. Non era idoneo per un'attività di tipo ambulatoriale, sanitaria, di vaccinazione, eccetera, però c'era qualcosa. Però c'era. E era di approvvigionamento di tutta la parte bassa dello scalo. Cioè è impossibile che un cittadino di Chiriscalo, non dico il trentenne che è bello arzillo, ma una persona over 65 che deve fare un prelievo di sangue, è possibile che debba venire dallo scalo, arrivare a Chieti Alta, parcheggiare al distretto che abbiamo giù Piazza Garibaldi? Non c'è porto, non c'è parcheggio, una deve chiamare il figlio per farsi accompagnare. Non è possibile, ma siamo nel 2020, una zona ampia come Chiriscalo che ha la metà degli abitanti di Chieti tutta. È veramente una vergogna, e mi chiedo come mai nessuno ha mai affrontato un problema che lei mi chiede in 2 secondi. Chi ha amministrato questa città? Ma si rende conto che ha depauperato? Oltretutto il policlinico che abbiamo a Colle dell'Ara non è predisposto per gli esami di livello, di primo livello, per l'utenza esterna, ma approvvigiona soltanto i degenti. Per cui io ho bisogno di un distretto sul territorio. Quindi il distretto sanitario di base, l'ho detto già ieri allo scalo, è un obiettivo primario per rivalutare quell'area sotto l'aspetto sociale, e abbiamo predisposto l'area ex retrostante alla piazzale Marconi, dove insiste la stazione, proprio per renderla un cuore di una città. Distretto sanitario di base, una grossa area verde, poi se parleremo del verde magari, ma il distretto sanitario è già lì, allocato lì, al servizio di una popolazione veramente da terzo mondo, far arrivare su a Chieti, perché poi chi non ha un congiunto, come viene su a Chieti? Deve prendere il filobus, un gradone alto, un anziano si fa male, non si controlla più, viene lasciato all'abbandono. Oggi si parla di lockdown del Covid, ma quelli già stavano in lockdown prima, alcuni anziani che abitano nello scalo, perché non escono, non possono uscire a controllare il proprio stato di salute. Quindi grazie della domanda, perché è un tema fondamentale, se vogliamo crescere sotto l'aspetto etico come realtà. In questo ciclo di puntate abbiamo dedicato anche uno spazio alle domande che arrivano direttamente dai cittadini. Siamo andati in giro per la città, sia nella parte alta che nello scalo, ad ascoltare quali sono le esigenze. Allora, per la regia direi di mandare in onda la clip numero 3, che tra l'altro, manco a farla apposta, è registrata allo scalo. Vediamo. Per esigenze ho comprato la casa, sono qui a Chietiscalo. Che cosa direi? Una pulizia, un parco per bambini. E vorrei sapere chi ha dato l'autorizzazione al parchetto vicino al quadrato per entrare con un carrozzino una bambina, come si fa? Verde, manutenzione, accessibilità sono le richieste che arrivano dai cittadini. Guardi, sembra fatta apposta. Siamo stati noi a girare, chi mi sta seguendo anche la diffusione dell'immagine,
un servizio proprio giù allo scalo. Peraltro, ripeto, già li conoscevo, ma non è che può dire ti ricordi oggi di venire. Io fino a ieri facevo il medico, faccio il medico, quindi non sono il politico, non sono il giornalista che va in giro. Sono stato proprio lì, al quadrato, come dicono loro, in zona villaggio, è un ghetto. È un ghetto come si fa a vivere al di là del carrozzino, erbacce da tutte le parti. Sono andato a Via Penne, ma non so se conoscete Via Penne dove sta Chieti. Allucinante, è una via di scarica. Ci sono edifici da abbattere, ex fabbriche, inquinanti, che sono divelte, nemmeno la recinzione, attenti lavori, il controllo armato, sorvegliato, alla mercé di tutti. È uno scorribandare di macchine a 100 all'ora, cioè è una zona di Chiriscalo dove non si vive. È il verde che avevo accennato prima, per me è fondamentale, avete visto dove vivo coi cani, vivo in campagna. Noi abbiamo previsto nel nostro piano due aree di sgambamento, due aree verdi enormi a Chiriscalo e due aree su a Chieti Alta. Nello scalo, peraltro facevo la battuta, abbiamo tutta quella distesa pianeggiante, l'unico parco verde l'hanno fatto in collina, in prossimità della piscina, inaccessibile ai bambini, ai carrozzini, agli anziani. Ma ci vuole un ingegnere per prevedere con tutto questo spazio verde. Quindi il nostro spazio verde per Chiriscalo sarà retrostante, a fianco al distretto sanitario di base, dietro a Piazzale Marconi, e il parco fluviale. Ci siamo scordati che abbiamo il parco fluviale in zona Megalò. Era un parco, se avete girato qualche città europea, Berlino, Londra, Barcellona, Madrid, hanno i parchi nella città. Nemmeno pesca. Noi abbiamo un parco, un'area vasta, che è il parco fluviale, non più gestita, diventata anche quella parco di scarica. Ma quello è un parco verde che se tu l'affidi ai giovani, ecco il lavoro, l'affidi a una cooperativa, pensateci voi giovani, voi siete più esperti di noi, gli animalisti, chiamiamoli gli ecologisti, diamo in appalto a loro, ci facessero i bed and breakfast, ci facessero dei giochi, dei parchi a pagamento, il cittadino ci va volentieri, pago 5 euro, mi sto tutta la giornata, verrebbero da fuori a portare i cani a sgambarsi lì, perché la situazione degli animalisti, poi ne parliamo, tutti ne parlano, ma poi al fatto concreto nessuno ci va. Io ho 6 cani, è chiaro che lo capisco il problema. Ma creiamo un parco fluviale, quindi area verde, che dice la signora, parco fluviale, retrostante Piazzale Marconi. 2, abbiamo sistemato Chiriscalo, tutta la popolazione entra nel parco fluviale. Come si gestisce, perché non l'hanno fatto, voglio capire. Quando andremo al comune, se per incuria, negligenza, ignoranza, o mancanza di ritorni, perché io non voglio ritorni economici come comune, perché io faccio un bene per la città, ho già avuto il ritorno sociale di essere considerato come un bravo sindaco, come un bravo amministratore, non ho bisogno che mi torni qualcosa in tasca, anzi faccio un bene comune per la città. Quindi le zone verdi, dice la signora, il degrado sociale, piazza il quadrato, ma Penne, Amiterno, ce l'abbiamo di zone da sistemare. Nuovo giro di domande, abbiamo più o meno sorpassato metà trasmissione, riprendiamo da Alfredo, sì, da Alessandro. Uno dei temi sensibili di ogni amministrazione comunale è il piano regolatore generale. Ecco, lei come immagina il futuro urbanistico di questa città, che comunque si è già particolarmente sviluppato soprattutto nella parte bassa? Ci sono margini, ad esempio sul colle, per una nuova edificazione di tipo residenziale che magari potrebbe rivelarsi attrattiva verso nuove famiglie, verso chi viene da fuori per studiare o per lavorare? Sì, allora, intanto se noi abbiamo un piano regolatore che vige dal 1969, probabilmente c'è qualcosa sotto di grosso, qualcosa di molto problematico per essere risolto. Dovrò studiarlo per bene, ma già mi sto dando da fare con degli ingegneri, geologi. Noi abbiamo delle situazioni bomba, tipo la zona via Renazze Don Minzoni. Come facciamo a parlare di piano regolatore se lì non abbiamo ancora capito che bomba sociale c'è? 9.000 residenti in quella zona, non so come finiranno, devono abbattere degli edifici a spese loro, non si sa di chi è la responsabilità di alcuni edifici costruiti in una situazione di dissesto. Addirittura si parla di funivia, ecco, magari faccio un inciso. Vogliono fare la funivia che ci collega il terminal da Madonna delle Piane a Chieti.
dovrebbe passare proprio su quel territorio che è dissestato sotto l'aspetto idrogeologico, ma ci rendiamo conto, oltre che sul Luna Park per 3-4 utenti, perché che viene a fare su Achilles se non c'è nulla? Spendiamo 20 milioni di euro per che cosa? Per farci un giro alle giostre, andiamo al Luna Park, non esiste. Quindi il piano regolatore, capisco che ci saranno grossi problemi, peraltro la consulenza su quell'area di cui parlavo doveva rientrare, mi hanno detto ampiamente in tempo per essere esaminata dal consiglio uscente, che invece per il Covid è ancora vigente, perché non esamino quella situazione? La lasciano all'amministrazione che verrà. È chiaro che entriamo già ad affrontare un problema grosso. Il piano regolatore è andato avanti con delle varianti fino ad oggi. Si fa la variante qua, la variante lì, si lavora a macchia di leopardo. Probabilmente anche più economico, più conveniente, meno farraginoso, perché forse le lungaggini per rinnovare un piano regolatore saranno tante, saranno forse insormontabili, proprio per quel discorso che facevo prima. E quindi con la variante si fa prima. Il nostro sogno urbanistico è partire anche da Chiriscalo, il mio sogno è urbanizzare quell'area, quella zona, far sentire che c'è un centro anche in Chiriscalo. Quindi abbiamo previsto una zona di isola pedonale sulla via Tiburtina Valeria, dirottando il traffico su via Piaggio, creare un polo culturale anche per Chiriscalo, magari un insediamento di una biblioteca ex novo, che non esiste, un nuovo teatro, perché c'è un piccolo teatro gestito da una bravissima persona, molto preparata, che potrebbe beneficiare di un'area ex novo, perché dove c'è cultura, torno al discorso di prima, c'è crescita sociale totale. Quindi dare la gestione del teatro, biblioteca, in un'area urbanizzata nuova, perché Chiriscalo non ha un centro. È disgregata, è una comunità che manco si conosce tra loro. Se crei un centro, il ragazzo si identifica in quel centro e te lo fidelizzi per tutta la vita. Oltretutto studia lì e si acculturà lì. Mentre per Chieti Alta tutto parte dal sistema parcheggi. Noi siamo la città meno ricettiva d'Italia, eppure la situazione nostra geografica, collinare, montana, chiamatela come volete, non è unica. Siena, Perugia. Abbiamo tanti esempi di città, San Marino addirittura, collegate con degli ascensori, dei tapirulan, delle scale mobili, ma ci vuole tanto a metterle in tutte le parti di Chieti. Mi dicevano alcuni che c'era un trenino che collegava Chieti Alta da Chieti Bassa, perché quando le fabbriche erano giù tutte dislocate nell'ex CIDO, c'è la CIR, scendevano questo trenino. Quindi noi non dobbiamo andare avanti con sti pachidermi di filobus che portano tre persone, facciamo dei microviabilità e quando hai fatto la ricettività dei parcheggi si può pensare di ricostruire, ma abbattere il vecchio, riportare delle gru in centro, perché capisco l'edilizia ristrutturativa, ma ci sono delle case da abbattere, dobbiamo avere il coraggio, nelle città europee si abbatte la casa, si dà una sistemazione decente a chi vive in quella casa, gli si propone una nuova abitazione, migliore, e così nello Scalo ci sono dei ghetti, mi parlavate di Piazza Il Quadrato, io abbatterei quegli edifici, li sistemerei in periferia e il Covid ci ha insegnato che non esistono più gli edifici a 8-9 piani, dove tu sei sequestrato in casa e ti suicidi dall'isolamento, case, pian terreno, piccolo orticello attorno, tu esci e gusti la città, ti allarghi, non fai un dissesto idrogeologico, anche l'impatto ambientale è minimo e ti allarghi sul territorio, con casette di uno o due piani, no 8 piani, 9 piani, non esiste, per chi abita l'ottavo piano, come fa un vecchiarello a uscire di casa? E Chiriscalo, ci sono alcune zone dove tu puoi arrivare anche oltre il fiume, Pescara, ci allarghiamo un po', c'è la possibilità di farlo, batti a terra queste, rimetti delle gru, Chieti non c'è una gru, tra Chieti e Chiriscalo vedete delle gru? Sono gru ferme, arrugginite per appalti vinti e fermi, immobili. Ce l'abbiamo anche qui a Chieti, 2-3 immobili, ma non faccio nomi perché poi sarebbe di cattivo gusto. Stanislao. Dottore, fuga di cervelli. Fuga di cervelli, ecco, lei vedo che mi dà ragione a livello gestuale. Fuga di cervelli, si studia a Chieti, abbiamo un Ateneo di tutto rispetto, un'università di tutto rispetto, lei stesso si è laureato a Chieti, ma poi vanno fuori. Facciamoli, c'è un modo per farli rimanere a Chieti? Guardi, questa è un'altra domanda che mi riallaccia alla prima fatta dal suo collega. Che cosa l'ha spinta? Io non è che ho tre figli, non è che siano tre cervelli, sono ragazzi normali che stanno studiando, che però già si apprestano a pensare dove andare a vivere, dove andare a formarsi ulteriormente
e dove insediarsi, perché qui non c'è prosperità, non c'è possibilità. Quindi di non lavoro. Pensano a Chieti? Non pensano a Chieti come l'80% dei figli dei nostri concittadini che studiano, perché chi non studia resta a Chieti, bivacca, e va in giro magari arrangiandosi, ma chi studia si rende conto della pochezza sociale di questa città, non è invogliata a creare, a fare figli in questa città. Se io dovessi fare un figlio ex novo da oggi, alla mia età non ci posso più pensare, ma come posso immaginare che debba fare la sua vita allo stato attuale, come la fotografia di Chieti di oggi? Quindi il cervello va via, e quanti ce ne abbiamo di cervelli dislocati in Italia e anche all'estero? Si affermano i chietini, perché noi per tradizione abbiamo una tradizione scolastica, culturale, l'università, noi abbiamo avuto l'università di medicina, ricordiamoci, Vanni Beltrani, Gozzetti, Vecchietti, cioè personaggi di livello, Cucurullo, nominati in tutti i Italia. Calafiore. Calafiore, lei ha lavorato anche all'università, mi ricordo, sì. Per cui li conosce meglio di me, ma dispiace poi queste energie perderle, ma come possiamo trattenere? Le possiamo trattenere ridando un tenore di vita e ritrovando attività, quindi io vorrei fare, lei mi dà l'opportunità di dirlo, un censimento delle potenzialità intellettuali che abbiamo a Chieti e affiderà a loro inventarsi un delle start-up, inventarsi di tutto purché si possa ripartire, detassando nuove attività economiche, intellettuali, dare delle agevolazioni pazzesche perché hanno un c'è ritorno, investi su sti ragazzi, perché abbiamo tanto da imparare oggi da questi, ma se vanno via Politecnico di Torino, Milano, non tornano. Forse l'unico ambito lavorativo è quello mio medico, perché comunque la popolazione invecchia, Chieti ci si sta a lavorare, poi oggi si programmano un po' i numeri di ingresso al medicina, per cui c'è possibilità di lavorare. Ma per le altre attività, un avvocato, gli architetti, sono andato giorni fa alla sede degli architetti a fare un incontro con loro, ma dove lavorano questi poveri professionisti? Che c'è da lavorare? Si cancellano addirittura dall'ordine per non pagare la tassa professionale, una miseria pensare che non paghi la tassa perché non riesci a lavorare. È come se io medico mi cancello perché, e poi mi riscrivo, no, veramente una vergogna. Quindi io i cervelli li vorrei trattenere inventando, dialogando con loro, con i privati, col pubblico, con i finanziamenti europei per dare la possibilità di nuove attività di impresa, perché un ingegnere si inventa di tutto se una veduta, una veduta a 360 gradi dell'economia. E a proposito di cervelli, per formare i cervelli ci vogliono le scuole, e le scuole significano anche edifici scolastici, tra qualche giorno si torna in classe, qual è la situazione a Chieti? La situazione è piuttosto disastrata, noi stiamo facendo nel mio ambulatorio, come in tutti gli ambulatori di medicina generale che hanno aderito, i test sierologici al Covid, quindi sto parlando, dialogando con gli insegnanti, prima di rientrare il 24 si rientra a scuola, sì. Loro devono fare il test facoltativo per loro, a richiesta, che poi sotto l'aspetto medico può avere una valenza, vabbè, ci avrei da tanto da dire, che mi faccio il test oggi, domani mi contagio, credo di entrare totalmente immune, pulito, e magari sono contagiato e diffondo, cioè mi viene da ridere sotto a pensarlo, però questa è l'imposizione e noi rispettiamo i comandamenti. Questi insegnanti, l'insegnante di stamattina che ha fatto il test al Covid mi ha detto che riaprirà con 30 ragazzi, 30 in una classe, distanziamento zero, me l'ha già detto, non posso fare nome e cognome di sta signora, quindi di che stiamo parlando? Hanno chiuso le scuole periferiche e abbiamo 3.000 strutture vuote in questa città, ma fammi tre stanze, 10 e do tre posti di lavoro, io farei così, invece di 30 in questa stanza, prendo tre stanze e metto 10, tre insegnanti, se ci si tiene all'istruzione come valore civile. E invece no, 30 ammucchiati lì, poi scoppia il caso, uscirà il primo Covid, magari asintomatico, e ci chiudono la scuola. E si rimane in lockdown, dopodiché non ci si rialza più. Alfredo D'Alessandro. Chiedere, ecco, come immagina, tornando un po' all'amministrazione più attiva del Comune, come immagina la situazione finanziaria del Comune di Chieti? Mi sto acculturando anche in questo campo e ho sentito qualcuno che parla di essere pronto al dissesto, che per sentito dire da economisti mi sembra una follia dichiararla già prima di entrare o appena entrati. C'è una situazione di predissesto, so che il comune vive di debiti,
perché non riesce più a pagare i fornitori. Chi lavora per il Comune di Chieti sa che verrà pagato dopo chissà quando, quindi non c'è più nessuno che dialoga col Comune di Chieti, quindi sarà una situazione pesante. Però lì scatta l'ingegno dei dirigenti dell'ente e del politico, che dovrà essere capace di acculturare il proprio personale, renderlo capace di saper cogliere i finanziamenti possibili. Io faccio l'esempio, mi porterà voti, mi toglierà voti. Io vivevo a Francavilla, anche lì vivevo l'estate, come tutti i chietini andavo a Francavilla. Mi sembra una città totalmente trasformata. Ora come l'hanno trasformata non lo so, ma è evidente la situazione di Francavilla ad inizio legislatura dell'ultimo mandato, credo che fosse tipo quella di Chieti. Quindi evidentemente se tu metti l'interlocutore giusto, che sa intercettare il finanziamento, sa creare nuove opportunità di lavoro, perché i finanziamenti ci sono. Ci sono per che cosa? Non per aprire il negozio di scarpe o un nuovo centro commerciale. Il finanziamento ti viene dato se tu fai aree verdi, ti inventi aree verdi, pigli soldi, e se sei bravo con quei soldi risparmi e magari le fai girare in altre attività lavorative. Cultura. Cultura e aree verdi, dobbiamo soltanto sfondare una porta, perché i finanziamenti arriveranno, quindi è inutile parlare di dissesto. Partiamo coi piedi per terra, stiamo parlando di funivia. Funivia e siamo in predissesto? Allora, voliamo basso, non facciamo promesse come i posti di lavoro, cerchiamo la piccola manutenzione di ripartire, perché poi io credo che se al cittadino gli dici mi dai un euro di tasse in più, ma io ti vado a bonificare via Penne, ti vado a togliere il quadrato con la situazione incivile, il cittadino te ne dà due, te ne mette anche di più. E magari anche detassandoli, perché facendo partecipare loro alla vita del loro condominio, partecipazione attiva, welfare di community, dicevamo. Per cui ci sono tante possibilità di mantenere e convivere con una situazione finanziaria oggi precaria. Rapidissimamente, perché siamo quasi in chiusura, quindi la risposta questa alla domanda di Stanislao Liberatore in un paio di minuti, non di più. Prego. Sì, dottore, dobbiamo pensare al presente e soprattutto al futuro. Le aree green, ne ha già parlato, le biciclette elettriche, il sistema, ma soprattutto la digitalizzazione. Viviamo nell'era di internet e sarà sempre più. Belle domande, mi fa piacere, perché sono domande che riprendo il mio programma, quindi cerco di essere breve. E nel programma io ho tutto finalizzato. Ho sentito che qualcuno, io ho detto non lo caccio sto programma perché sono sicuro che ce lo copieranno. Tutti i miei amici di coalizione dicono parla di programma, programma, programma. No signore, ce lo copiano, perché il mio programma l'abbiamo redatto insieme a delle teste, non è un programma così a random. L'era della digitalizzazione. Per noi il secondo punto dopo economia e lavoro, è il secondo che abbiamo posto, economia e lavoro, digitale, agenda digitale. Perché la smart city? Abbiamo capito che le utenze, la farraginosità del comune, perché non c'è un dialogo di teste pensanti messe in rete che ci consente a noi cittadini, premere un pulsante, segnalare il bidone dell'immondizia vuoto, rotto, con un pulsante, arriva la segnalazione al centro, il bidone viene segnalato il giorno dopo, viene pulito, oppure io ho bisogno di un posto macchina per accedere all'ospedale, altro pulsante, questa è città intelligente. Smart city, questo significa, lo sento dire, ma smart economy, se noi riusciamo a far funzionare un sistema di rete, e io sono l'ultimo che si può occupare di questo settore perché sono un po' anzianotto e vetusto in quest'area, ma i giovani di oggi che sanno far camminare questa tecnologia, loro ci rifanno una città smart, intelligente, in poco tempo, che ci consente di ottimizzare i lavori, di guadagnare tempo, di contrastare il degrado ambientale, la salubrità dell'ambiente, risparmieremo in energia, l'illuminazione, tac, premo un pulsante e so che in via Penne non c'è l'illuminazione, in due secondi riparte l'illuminazione, uniformare il territorio anche sui servizi. Oggi abbiamo il servizio gestito da X lì e da Y nell'altra parte. Con un sistema smart si entra in una rete unica dove c'è un risparmio pazzesco sia nella distribuzione dell'energia, della corrente elettrica, del gas. Quindi per me l'agenda digitale è il secondo aspetto fondamentale.
Allora, davanti a lei c'è una lavagna che è la prima puntata, è vuota, si riempirà poi mano a mano che si alterneranno i vari candidati. Le chiedo di alzarsi, dice il pennarello, e di scrivere la prima cosa che farà se verrà eletto candidato sindaco e poi di firmare questo impegno con la città. Prego. Ma guardi, se potessi farla da sportivo direi mi rifarei il campo dello stadio Angelini, abbatterei lo stadio, però dico una prima cosa, di scrivere, la prima, abbatterei lo stadio Angelini e fermo stadio solo per il calcio. La però. Scriva e la firmi. La firma? Ecco qua, prego, può tornare sulla sua poltrona. Allora, impegno per il degrado sociale e solidarietà, insomma ne abbiamo parlato diffusamente nel corso della puntata. Ultimo minuto, l'appello al voto, parli direttamente agli elettori. Allora, io mi metto dall'altra parte dello schermo. Che posso dire? Io sono un cittadino di Chieti, non sono più giovane, ho 60 anni, ho fatto una scelta civica, l'abbiamo detto dall'inizio, diamo un'opportunità unica a Chieti perché l'amministrazione dura 5 anni, se si è rieletti dura 10. Se passeranno quelli che sono oggi considerati come un'armata Brancoleone peraltro per me, per la qualità dei personaggi che stanno lì perché hanno degradato la città, vuol dire che non sono bravi, perché non hanno portato la città a uno stadio di livello, quindi se degrada la città è un'armata Brancaleone. Quindi io do l'opportunità, avendo fatto mettere insieme personaggi politici di livello che hanno detto noi lavoriamo solo per Chieti, è un progetto nuovo, civico, è un fenomeno nazionale, credo ancora unico, perché poi verrà probabilmente copiato in maniera speculativa, ma noi siamo partiti veramente con l'idea di salvare, perlomeno salvare il degrado ulteriore, perché ripartire sarà molto difficile. Ma io chiedo ai cittadini di Chieti, quelli della mia età non c'ho bisogno di Chieti, ci conosciamo tutti e la fortuna mia è questa, che a Chieti si è disinteressati e asettici e svincolati dal servilismo, non c'è bisogno che faccia l'appello. I cittadini già sanno a chi votare. E allora abbiamo ascoltato programmi e progetti di Bruno Diorio, poi nel corso delle puntate ascolteremo anche gli altri candidati. Io la ringrazio per essere stato con noi questa Grazie sera. Grazie a voi dell'attenzione e vi complimento per queste trasmissioni. Grazie mille e ringrazio chiaramente, è doveroso, i miei colleghi che mi hanno aiutato in questo dibattito, Alfredo D'Alessandro del Messaggero. Grazie a voi. E Stanislao Liberatore di Metro News 24, al quale faccio anche i complimenti perché è stato protagonista di una bella performance in un prestigioso premio letterario che è il Regium Iuli di Reggio Calabria, uno dei più antichi d'Italia, dunque complimenti anche Stanislao. Accetto di buon grado questi complimenti e ti ringrazio, grazie a voi e buonasera. E allora chiudiamo qui la prima puntata dell'appello del candidato, grazie per essere stati con noi, vi aspetto chiaramente per le prossime serate e buon proseguimento con i nostri programmi.